Bene, riprendiamo con le domande. Signor Bianchi, lei non ha piacere che sua moglie le stia accanto quando? Ah, questa la indovino sicuramente, perché è una cosa che si ripete, ahimè, tutte le sere. Io non sopporto che mia moglie mi stia attaccata quando dormiamo. Perché? Cioè, c'è un motivo. Che soddisfazione. No, c'è un motivo particolare, perché io sono un po' leggero, no? E allora lei ha un modo di respirare che non è umano. Cioè, se noi... Ma questo lo dice lui. No, ma cioè, non è assolutamente vero. Se noi facessimo un'indagine su tutti gli esseri che abitano sulla Terra, l'unica persona che respira in questo modo è solo lei. Perché una persona che dorme, no? Sì. Inspira lentamente, trattiene un attimo il respiro ed espira lentamente, perché dorme, non è che faccia molta fatica. Lei invece ha un tipo di respiro tipo foca. Respira. Sembra, cioè, io allora mi dorme attaccata all'orecchio, ho da un orecchione grande così a fuori di sentire questa, c'ho un letto che è largo 20 metri e dorme da insomma. Quindi io non posso essere tranquilla e rilassata quando dormo, perché mi fai venire degli scrupoli. Allora, ha ragione, voi avete avuto voi siete sposati da quanto tempo? 6 anni. Il primo figlio l'avete avuto? Il primo, cioè, 10 mesi fa. Capisce che non può dormire tranquilla sua moglie, signor Bianchi. Perché sì, tutti gli anni che avete trascorso, no, così ha detto, ma questo qua lo fa o c'è? Insomma, No, perché mi agita, sapendo questa cosa, mi agita, e con più mi agito, con più respiro forte. Lei, faccia una cosa, metta a sua, quando andate a letto, metta a sua moglie una bella maschera antigas, quelle, sa che... Bello. No? Ci sono poi, queste qua, che non danno fastidio, sono quelle di plastica leggera. Che poi non è vero, perché quando lui si assenta che va fuori in Bologna per lavoro e viene a dormire mia madre da me... Lei, che io chiedo, ma è vera sta cosa? No. Lei assolutamente dice no, non è assolutamente vero. Assolutamente. Quindi sono pari. Lo fa con lei perché la mette in ansia. Perché mio socio è un russo come un dannato, devo dirlo in televisione. Ha detto sua moglie quando lei studia va lasciato perdere, non è esatto, signor Magnani? Ma a me succede questo quando la sera rientro dall'ufficio e mi siedo davanti alla televisione. Cioè lei ha la necessità proprio di mettermi vicino, e vuole che le faccio le coccole, mi mette le gambe sopra le mie, vuole che gliele massaggio, le faccio i massaggi sui piedi, perché in effetti a lei piace essere rilassata. È chiaro che io lo faccio per amore, però qualche volta insomma stufa un pochino, ecco. Vediamo la seconda risposta. Guardare la televisione, sì, è giusto, fare le coccole. Signor Visentin, cioè io non la voglio vicino quando parlo di loro. Di? Del mio lavoro. Lavora. Lei si intromette, sa tutto lei, a un certo punto diventa. È lei l'impresario. Cosa ne sa lei dell'intonaci, signora? Cosa devo sapere dell'intonaci? No, della ne sa i soldi. Niente, niente. Poi guai quando magari parlo dei sistemi di pagamento, no? Vabbè, lì poi non ci vede più. Parli di soldi. Ma la consiglia, sua moglie vuole consigliarla, vuole essere d'aiuto, no? Meglio di no. No, no, è che vuole farmi i conti in tasca anche nel mio lavoro. Anche sì. È accanto ad una bella donna, dice. Quando lei è accanto a una bella donna non vuole sua moglie. Ed ora passiamo alla seconda parte del gioco Vidalla. Dunque, dentro le buste trovate tre foto che riproducono la signora Bianchi, la signora Magnani e la signora Visentin. Cari signori mariti, con chi trascorrereste tutta la notte? No. Come wow, signora Magnani, cioè, no? Che... tutta la notte? Ho detto wow! Ma non ha ancora capito, non sa neanche che cosa. Può sempre essere interessante, insomma, no? Non so, vediamo. Tutta la notte a ciacolar. A chiacchierare, va bene? Signor Visentin, allora lei con chi passerebbe tutta la notte a ciacolare? Con la signora Bianchi. A chiacchierare con la signora Bianchi, perché? Dunque, siccome che con mia moglie parla sempre lei. Ah. La signora Bianchi, da come ho capito, è messa nelle mie condizioni, quindi almeno una sera potremo parlare noi. Grazie, come sei gentile. Invece la signora Magnani non la ispira. Io chiacchiero poco, signor Columbro. Tanti fatti, però chiacchiero poco. No, io non l'ho detto, no, lei l'ha detto perché con lei mi vuole sempre per fare i fatti. Lei l'ha detto con un tono, come dire, io, signor Columbro, chiacchiero poco, però stia attento, perché sa, fatti, fatti. Mica ha detto nulla, io ho detto. No, non mi sembra giusto questo, perché lei sempre mi vuole far fare qualcosa. Chiacchiero. Io le voglio far qualcosa. È simpatico.
Bene, vediamo la signora Visentini. Ah, io ho scelto la signora Magnani perché l'altro giorno volevo farle fare uno strip, no? Allora penso che... Eccolo là. Che era bene. Vede che è saltata fuori. Purtroppo non è la stessa persona. Signor Bianchi, lei ha scelto... La signora Magnani. La signora Magnani, come mai? Perché siccome lei lavora con i bambini piccoli, io devo dare un esame all'università sui bambini e ho bisogno di consulenza, quindi giusto, certo. Lo vede? Lui è intelligente, sa che io posso parlare anche... Cioè io che sono scemo invece, no, ho capito? Non mi permetterei mai, non lo so, no, qua, no. Veramente, qua si fa in segno. Non mi è voluto capire. Ha detto, lei ha fatto un appunto, ha detto, vede, lui, guardando me, è intelligente. No, volevo dire, lui capisce che io posso parlare di allora altre dica, cose. Vede, signor Columbro, signor Bianchi è intelligente, ma lei, signor Columbro, no, di più. No, ma questo era scontato, non è che... scontato, assolutamente. Mai scontato nulla in televisione, a livello di comunicazione. Lei, guardi, non è un genio, ma... No, che non sono un genio, calma. Non è detto. Sotto, sotto, poco, poco. Quale sotto? No, molto no, sotto! No, no. Vabbè, andiamo avanti, lo che è, so lo che è, sì. Lo dico io che lo è. Prego, grazie. Mentre signora io Bianchi. Sono un'illusa. Vede. Lei aveva scelto se stessa, dice, finalmente parlerò con mio marito. Sì. No, c'è niente. Signor Magnani. Io ho scelto signora la signora Visentin. Come mai? L'ho scelta perché mi entusiasma il loro linguaggio. Faccio linguaggio a chi li capisce. No, no, linguaggio diciamo del... Beh, ma può del darsi posto. Che in una notte ci capiamo un po' meglio. Eccola. Chi? Io e lui, no? Scusa, chi? Io e lei, no? Scusa. S'ha detto ma mi volete lasciar fuori? Ma perché voi tirate sempre? Io non c'entro nei vostri giochini. Io sono, vedete, c'è un mare qui. Ma... Il mare nostrum che ci separa. Ma lo attraversi, signor Columbro, lo attraversi. Gli stivali. Guardi che io ho fatto il bagnino, so nuotare molto bene. Allora, vediamo... No, tocca a me. Lei, sì. Allora, anch'io ho deciso la signora Visentin. Oh, allora, ha indovinato 500.000 lire ai signori Magnani. Perché? Perché, come si dice, chiacchierare nel vostro dialetto? Ciacolar. Ciacolar molto, 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 ciacolar. Ciacola molto? Io, sì, ma moltissimo. Chi, lei o... No, no, la signora Visentin. Ma pensi che non possa fare anche dei fatti? No, ma io penso che tu, dopo che ha sciacolato tanto... Signor Magnani, ma che fatti? Qui c'è scritto parlare. Ciacola. Va bene, allora vediamo se i signori Magnani saranno in grado, cioè saranno in grado, se la fortuna li assiste e raddoppieranno. Vitalità e freschezza per un momento di relax a cura del proprio corpo, quindi un delicato connubio di aromi fiorati e di muschio. Una nota verde che dona vitalità grazie alla sua formula a pH neutro. E si tratta di Vidal sempre verde, non è dei signori Magnani, e quindi rimangono a quota 500. Ultima domanda, signora Magnani, no, signor Magnani, ogni tanto lei prova l'urgente necessità di che cosa? Beh, di tornare nei nostri posti d'amore, di quando eravamo ragazzi. È una cosa che ogni tanto faccio, e forse lo faccio anche in modo simpatico, in quanto... Telefono a mia moglie dal mio ufficio, gli dico, senti, o passo io a prenderti, oppure se magari lei è fuori per altre cose, lascio detto di stasera ci incontriamo nel nostro posticino. Ed è una cosa che ogni tanto rinverdisce un po'. Certo, fa piacere. Vediamo la terza risposta. E ha detto, lui yoga, cane a mano. Signor Visentin. Io invece trovo la... Molto, molto spesso la necessità di scaricare i nervi, no? Quando sono molto nervoso. E li scarico litigando con mia moglie o con i miei soci oppure con amici, no? Però è che... Cioè fa venire un fegato così a sua moglie e lei scarica i nervi. È il fatto che come comincio a sfogarmi scappano tutti e rimango da solo proprio. Questo meno male. No, non mi lasciano scaricare. Vediamo la terza risposta. Calcio alle signore. In pelliccia, sbagliato. Signor Bianchi. Io anch'io ogni tanto sento la necessità di scaricare un po' di tensione, allora mi metto a urlare, perché fa molto bene, no? Se urla, uno urla molto forte, molto duramente, si scarica moltissimo la tensione. Chiaramente, insomma, non è che è il caso di urlare con della gente vicino, perché si potrebbe un attimo
sconvolge. Allora lo faccio di solito quando sono in macchina in mezzo al traffico, quindi nessuno se ne accorge, e caccio questi urli terrificanti. Beh, vorrei vedere, lei si ferma al semaforo, comincia a urlare come sì, un pazzo. Sì, no, ma mentre guido in mezzo al traffico nessuno se ne accorge, lo normalmente dice, lei dice? Sì, però una volta, siccome l'altra settimana, di la verità, era molto caldo, allora ho tirato giù i finestrini e poi sono andato tranquillamente. C'è un semaforo, ho sentito il bisogno di scaricarmi, non mi ricordavo che avessi i finestrini giù, e ho cacciato un urlo terrificante. Di fianco c'era un automobilista di Roma che è stato troppo fuori e mi ha detto: "Au amato, e torna dai manicomio che qua sei pericoloso". E allora sono rimasto ci credo. Un po'. Vedi, vediamo anche la terza risposta, strada. Signora Bianchi. Disturba al supermercato, no, anche in strada. Non è esatto, e questa puntata, seconda manche, termina alla pari, quindi ci vedremo ancora domani sera, sempre in compagnia dei signori Magnani, signori Bianchi e signori Visentin, per una nuova manche. Buon proseguimento di serata, domani sera, ciao!